oggi bellissima giornata di sole, un po' di vento, però giusto qui spiaggia. In realtà appena si va fuori dalla spiaggia si sta una pacchia, ma si sta benissimo oggi. Il mare è una tavola oggi, proprio una bella giornata. Ci troviamo a Catanzaro Lido. Siamo venuti qua lunedì e abbiamo incontrato altri due ragazzi, un'altra coppia col camper. Ieri abbiamo fatto una grigliata insieme e penso che domani, tra l'altro, andremo alle terme a Lamezia, che ci sono queste terme di Caronte, che sono delle terme libere, e credo che faremo un salto per passare la giornata là. Hai già caldo, amore? Ma com'è possibile? Batuffolo, guarda qua. Tu sei bello, Jackie. Che peluche. Siamo arrivati. Siamo arrivati alle terme di Caronte, o meglio al parcheggio che c'è accanto alla pozza. Cioè, questo qua alle mie spalle è il parcheggio. Invece qui, poco prima del parcheggio, dietro questi alberi qui, c'è una delle poche aree di scarico che ci sono in Calabria, pubbliche, così, libere, senza campeggio, senza niente. Non è messa benissimo, è un po' scomoda, però dai. È oro che cola. E qui sotto c'è la pozza, adesso andiamo a vedere. Poi credo che fra poco ci andiamo a fare un bagnetto e cazzeggeremo un po' e poi domani noi ripartiamo per le nostre mete. Andiamo a vedere la pozza? Sì, qui c'è già. Madonna, c'è una pozza di zolfo. Di uovo, tremenda. Andiamo a vedere la pozza, dai. La pozza che puzza. Eccola lì, raga, quella è la pozza calda e invece qui c'è la cascata con l'acqua fredda che volendo puoi fare lo sbalzo termico stile centro benessere. È carino, sembra tenuto abbastanza pulito, discretamente. Fra un po' ci pucciamo, non subito. Va bello quando rinfrescherà stare nell'acqua calda, dai. Sì. Se capitate dalla parte di Lamezia Terme, seguite Terme di Caronte e poi lo trovate sulla strada proprio. A parte che lo trovate su Google Maps, super semplice. Beh, raga, alla fine siamo pucciati nella vasca che aveva l'acqua calda, meraviglioso. Siamo stati, sì, un paio d'ore pucciati dentro.
fatta la vasca che fumava, poi è venuto il tramonto, bello, non abbiamo poi fatto riprese perché c'era veramente tanto vapore che saliva dalle vasche e non era molto adatto all'aggeggino che stiamo usando, alla DJI Pocket. Veramente, se passate da qua, ne vale proprio la pena di farsi un giro a queste terme, Terme di Caronte. Il Franci si è già buttato in doccia, invece io, come si può ben vedere, sono qua con la copertina che sto aspettando di buttarmi in doccia anche io. Quindi adesso doccino, darò da mangiare i cani, li si porta fuori, così andiamo a letto presto e domani è un altro giorno. A domani, ciao! Ci sono 5 camper nel parcheggio stamattina, 4 c'erano già ieri sera, stamattina se ne è aggiunto un altro che tra l'altro è un vecchio Fiat 238 come quello che aveva nato straniero, come coccinella, adesso te lo faccio vedere. Quindi niente ragazzi, il piano di stamattina, adesso Laura sta ancora dormendo, quando si sveglia, colazione, ci prepariamo e scendiamo verso Pizzo. Prima di scendere verso Pizzo ci fermiamo qua vicino alla Mezzia, c'è un rivenditore di accessori per camper perché dobbiamo comprare una pompa dell'acqua perché la nostra fa i capricci e secondo me presto ci abbandonerà e quindi ci serve una pompa dell'acqua di scorta per essere tranquilli. Andiamo a vedere chiesa di Piedigrotta, se non sbaglio si dovrebbe chiamare, che è una chiesa dentro una grotta, andiamo a vedere quella, poi scendiamo a Pizzo, passeremo la notte lì e io non vedo l'ora di assaggiare il tartufo di Pizzo perché oggi sono previsti 22 gradi e direi che è arrivato il momento di mangiare il primo gelato dell'anno. Detto questo, torno al camper, vado a prendere i cani, li porto fuori, nel frattempo la principessa Laura si sveglierà, forse, se sua maestà gradisce, e basta. Ti faccio vedere adesso, ti faccio vedere il 238, guardalo qui il 238. Non è come quello che aveva Lorenz, nato straniero, perché questo è un Elnag, lui aveva, non mi ricordo, mi pare fosse diverso. Comunque, carinissimo, targato Bergamo. E qua ci sono gli altri camper parcheggiati. C'è il Galeone, qui c'è il mezzo di Alberto e Letizia in fondo e adesso me ne torno dentro e ci vediamo dopo.